un'altra notizia importante. Gli atleti che hanno tu mi interroghi, vediamo se sono preparata. Allora, gli atleti che hanno portato la fiaccola qui in piazza sono gli atleti che nelle scorse edizioni dei campionati nazionali universitari hanno vinto delle medaglie. E allora approfitto per salutare e ringraziare Simone Arduini, Marco Forcina e Francesca Mastrantuono che hanno vinto delle medaglie in Taekwondo Duo. E poi Marta Zapparato nella scherma, applausi anche per Marta. Risco Casertano in judo e poi Ugo Sambucci nella canoa. Grazie ragazzi, speriamo che quest'anno riusciremo a portare a casa altre medaglie. Accogliamoli qui. Questo lei l'ha sottolineato perché sennò qualcuno poteva pensare che eravate ancora iscritti all'università a queste danze. L'hanno fatto apposta. Ma loro volentieri restano all'università perché si sono trovati bene, vero ragazzi? Restate con noi, restate con noi. Ci fanno da scenografia. Eccoci qui. Allora, con gli atleti che hanno fatto la storia del Cus Cassino alle spalle, andiamo invece ad un pezzo di storia della città di Cassino. È il fiore all'occhiello da tanti anni di questa città ed è il corteo storico Terra Santi Benedetti. L'avete visto sfilare in questi abiti d'epoca, XIII-XIV secolo, sono qui con i loro colori e adesso assisteremo all'esibizione dell'assolo dei tamburi del corteo storico Terra Santi Benedetti. A tra poco.
una questione organizzativa, tutti gli ospiti del Teatro Manzoni possono andare verso il direzione Sant'Antonio, mentre invece il corteo uscirà da dove è entrato in questa piazza, farà il giro al contrario del corso della Repubblica e ci raggiungerà poi al Teatro Manzoni. Grazie, grazie a tutti. Dove sono i catanesi? I catanesi dove stanno? Catania dov'è? Catania, Catania? Non c'è. Thank you.